Nessuno che pota più le siepi. Ci sono le foglie secche sul terrazzo. Le foglie devono stare sugli alberi, non attraverso il terrazzo. Le foglie devono stare sugli alberi, non attraverso il terrazzo. Sul terrazzo diventano cadaveri. Glielo dicevo io, che abitare in una casa al mare d'inverno è come vivere in una città di fantasmi. Niente da fare, non mi ha mai ascoltato. Cinque Storie è uno spettacolo che nasce da un libro di racconti dal titolo Il lungo inverno, scritto da Stefania Nibbi. Un libro tra l'altro che vale la pena di leggere perché è scritto davvero molto bene, tra l'altro con una valenza anche sociale, perché il ricavato della vendita di questo volume è sempre stato destinato nelle due precedenti edizioni, e così nella terza ristampa sarà lo stesso, ad un'associazione che si occupa di tutela degli animali, dei randagi sul territorio catanese. L'associazione si chiama Tag for Friends ed è gestita da Alessandro Tringale. E da questo libro abbiamo tratto questo spettacolo che ho scritto durante questo inverno. Traiamo spunto da alcuni di questi racconti. Racconti apparentemente svincolati l'uno dall'altro, ma con una grande tematica che li accomuna tutti. Ed è la tematica della sofferenza umana, delle emozioni che si rincorrono all'interno dell'animo umano in funzione delle esperienze di vita. Era un piovoso giovedì di gennaio. Era uscita da scuola, con un'ora di anticipo, e avevo convinto papà a venire qua per riprendere te, Camilla. A rappresentarlo sulla scena ci sono i ragazzi che fanno parte del gruppo accademico del Centro Studi Teatro e Legalità, e sono contento perché intanto quando si mette in scena qualcosa che ha a che vedere con la drammaturgia contemporanea all'interno di una struttura territoriale quale quella catanese, non sempre fertile sotto questo aspetto, è già una grande conquista. E poi ancor di più lo sono perché questo per la città è diventato una sorta di appuntamento fisso. Siamo tutti molto contenti dell'attenzione mediatica che le varie redazioni hanno voluto destinarci anche quest'anno, e quindi quello che succede in teatro nell'ultima settimana di giugno per noi è motivo di vanto e motivo anche di grande orgoglio artistico. Questo è un momento storico in cui bisogna avere il coraggio di metterci la faccia. E quando si ha la possibilità, l'opportunità di condividere con una città intera quello che è un progetto drammaturgico, un progetto di laboratorio, un progetto culturale così particolare, così articolato, per chi come me fa l'artista e chi ha scelto di vivere a Catania è sicuramente una cosa di grande spessore. Io sono molto contento per questo.